Benvenuti, benvenuti, benvenuti a tutti i telespettatori. Questa è una partita importantissima. Ci giochiamo veramente una finale al Cardiopalma. Le squadre stanno entrando in campo, tutte pronte, agguerrite, con tutte le tifoserie al seguito. Un campo neutro per decidere bene la partita. Ma attenzione, guardiamo un attimino sugli spalti cosa succede. Vai blu, vai blu, vai blu. Tifoserie molto calde, ancora qui. Vai rossa, vinceremo noi. Vai rossa. Diciamo che la tensione è veramente alle stelle, il campo è in perfette condizioni, eccolo qui il centrocampo pronto, le porte mi sembrano anch'esse in ottima forma e condizione, bene, ecco qui lo stadio, l'erba mantenuta molto bene e adesso guardiamo un attimino cosa succede. Chi è che fa testa e chi fa croce? Io faccio croce. Io faccio testa. Ecco appunto la decisione. Allora, lanciamo la monetina. L'arbitro sta appunto controllando e calcio d'inizio, iniziata la partita, attenzione, gli scontri sono veramente violenti. Dai, forza, uè, dai, vai, vai blu, dai che ce la fai, bravo, continua così. Attenzione, vediamo subito il passaggio, un'entrata veramente al limite, l'arbitro cosa dice? Niente, continuate. Attenzione, proteste. Ci sono delle proteste in campo, Vediamo cosa succede. Attenzione, area di rigore, ragazzi, è entrato. Attenzione, sembra un fallaccio. Aia. Sembra un fallaccio di quelli veramente, di quelli abbastanza duri, si è già rialzato un giocatore. Proteste, mi sembra. Vediamo l'arbitro. Mi sa che questo lo sta mandando via. Vai via. Proteste, ma no, riguardiamolo un attimino, replay, ecco entra veramente alto con la gamba verso il ginocchio, ma l'arbitro è lì fermo immobile, vediamo cosa decide, non vorrei essere nei suoi panni, chissà cosa sta pensando. Ah, non lo so, ma a me mi sembra rigore, qui bisogna dare rigore perché è un'entrata brutta. L'arbitro dovrebbe essere quasi quattro arbitri per prendere magari una decisione, ma vediamo lui cosa dice, chissà cosa gli passa nella testa. Ma secondo me questo qui è un rigore netto, bisogna darglielo, sennò qui ci sarà un tumulto popolare. Attenzione, vediamo cosa ha deciso. Rigore! Eccolo lì, sì! Rigore! Oh! Dai, forza, bravi! Da una parte abbiamo gli ultras eccitatissimi per questo rigore, attenzione, c'è la Barella che sta entrando in campo, le condizioni del giocatore sono ancora lì, sul prato. No, dai! Ma... è da Rocco! Due opposte, quest'arbitro! Reazioni! Ma sta entrando sempre dentro al campo, appunto, la Barella. Ecco qui, il giocatore viene portato via, sembra in cattive condizioni, l'hanno già fasciato, l'hanno già messo via, insomma, è già pronto ad uscire dal campo, non è in perfette condizioni. L'arbitro va... Come stai? Tutto a posto? Sì, aia! Portatelo fuori, la faccia. Portatelo fuori all'ospedale. Attenzione, adesso il calcio di rigore, siamo sul dischetto, la tensione va a mille in questo momento qua, l'arbitro controlla e vedo che sta indicando bene il calcio di rigore, l'attaccante è pronto. Enorme la porta, è anche lontanissima, come faccio a far gol? È quasi impossibile da qua, è impossibile, non ce la posso fare a fare un gol. Qui la tensione sale, questo come tutti faccio? I pensieri dell'attaccante in questo momento e qui già abbiamo il portiere. A me mi sembra gigante la porta, come faccio per un calcio di rigore? E qui invece l'attaccante. Ma a me sembra piccolissima e lontanissima, come faccio? Non so se ce la farò a fare. Siamo pronti, ecco, attenzione. Fischio, la palla parte, arriva. Il collegamento. Per me non fa gol. Per me invece fa gol. Chissà,